Tizeto firma perché? Semplicemente perché circa 2 anni fa ero alla ricerca di ottiche cinematografiche che non fossero delle classiche Prime che utilizzo quasi tutti i giorni ormai nelle mie produzioni da più di 10 anni. Quindi cercavo degli zoom che però non avessero un costo eccessivamente elevato. Quindi sono venuto a conoscenza tramite il loro canale YouTube di due ottiche cinematografiche zoom che però coprivano solo e esclusivamente il sensore micro 4 terzi. In quel momento io utilizzavo in abbinata alla mia Panasonic EVA 1 anche una GH5, quindi mi sono trovato benissimo acquistando queste due ottiche leggere, piccole, performanti, adattissime con l'utilizzo su gimbal. L'anno successivo Tizeto Film ha lanciato sul mercato, per mia grande gioia ed un prezzo veramente sbalorditivo, circa 5.000 euro, un kit di due zoom, il 20-55 e il 50-125. Quindi ho venduto molto velocemente tutto il mio sistema micro 4 terzi ed ho iniziato a lavorare solo esclusivamente con questa camera per i miei lavori ed anche quando mi commissionavano lavori solo per i ruoli di direttore della fotografia o di regia, cercavo sempre di avere sul set delle ottiche del genere. Il prodotto è veramente di altissima qualità, ben costruito, aberrazioni cromatiche pari allo zero, mi sono trovato molto bene ed è l'ottica che utilizzo di più con il 20-55, meno con il 50-125 perché nel cambio di fuoco c'è troppa respirazione per i miei gusti, quindi lo uso raramente. Cosa anche molto importante di queste due ottiche è che sono parafocali, che di solito troviamo in ottiche costose. Tre parole, vedete scorrere queste immagini che sono state realizzate con questi due zoom. Posso dire con certezza il 70-80% sono state realizzate con il 20-55. Mi sono trovato bene a tutta apertura, ghiere leggibili, ho preso quelle di colore nero. Nel passaggio su alcune camere full frame sono entrato un po' in difficoltà. Queste ottiche non coprono il sensore full frame, ma solo il super 35 mm. E questo è un invito che faccio a Tizeto Film di lanciare sul mercato un kit che, come le ultime Prime lanciate, le V-Speed, coprono il full frame e addirittura anche il Vista Vision. So che ci sono in arrivo anche altre ottiche, queste sono le V-Speed, piccole, compatte, delle Prime veramente performanti. Ma ritorniamo agli zoom per i quali Tizeto Film mi ha chiesto di fare questo video, che non è assolutamente sponsorizzato, ma mi ha chiesto solo di parlare dal mio punto di vista e dell'utilizzo che ne ho fatto. Mi sono trovato veramente bene, molto probabilmente valgo anche di più di quello che realmente economicamente un filmmaker oggi va a spendere acquistando il kit. Quali sono state le cose in cui mi sono trovato in difficoltà? È difficile utilizzare questi zoom su classici gimbal, quindi mi sono dovuto sempre affidare ad un operatore steady per fare movimenti di camera che andassero a sottolineare la mia scelta registica oppure da direttore della fotografia quello che voleva il regista per il quale lavoravo in quel momento sul set. Un buon operatore steady sa bilanciare bene anche uno zoom, questo è molto importante, così sul set subito velocemente puoi passare anche da un primo piano ad un totale. Aggiungo che la Panasonic EVA 1, un sensore super 35 mm, ma è un 5,7K e queste ottiche lo coprono pienamente. Vi invito anche a visitare il mio canale YouTube dove troverete tutti i video realizzati con questi zoom, tutti i video che realizzerò con tutte le Prime che man mano sto acquistando. Concludo questo video consigliando assolutamente questi zoom, rapporto qualità-prezzo secondo me il migliore sul mercato. Faccio i miei complimenti e i miei auguri a Tizeto Film dopo 2 anni dalla sua nascita, ha creato veramente
dei prodotti invidiabili in virtù di un mio futuro passaggio al sensore full frame, queste ottiche saranno difficili da utilizzare in tutte le focali, specialmente su 20 mm, che è quello che utilizzo di più. Entrerò in difficoltà appena cambierò sensore, e questo accadrà fra pochi mesi. Vi saluto, a presto, buone produzioni. Ciao ragazzi!